Buonasera ragazzi, oggi 19 maggio 2021. Vi faccio una piccola preparazione che io do sia ai pulletti e sia ai novelli svezzati. Quindi prendo già la mela, è stata sciacquata, bella pulita. La prendo. Ci levo questa parte di qua, poi la metto nel tritatutto. Questo è un tritatutto, la metto a pezzettini. E chiudo, apriamo il tritatutto e la facciamo diventare bella piccola piccola questa mela con tutta la buccia, non ci dobbiamo togliere niente, va bene? Questo tritatutto è fantastico per fare le pastonate. Va benissimo, lo apriamo, prendo tutto il materiale e lo metto qui dentro, va bene. Cerco di fare, diciamo, più veloce possibile. Quindi la mela è venuta così, ragazzi, bella, tutta a pezzettini, piccola, 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 vedete? Va bene, prendo questa vaschetta, che è una vaschettina di gelato, e ci metto tutto il materiale, tutta la mela tagliata a pezzettini, piccola, piccola. Facciamo un video. Questo è couscous. Vedete? Questo è il couscous. E io prendo un bicchierino di couscous e l'aggiungo nella mela. Dipende quanti soggetti voi avete. Io prendo due, perché ho un bel po' di novelli, quindi e qualche novello svezzato. Poi prendo l'acqua, io uso l'acqua che bevo io, va bene. C'è chi ha acqua depurata con il depuratore e quindi ancora meglio. Vedete quant'è? Ora io faccio la stessa quantità d'acqua. Guardate qua. Do una bella mescolata, ragazzi. Una bella mescolata e abbiamo terminato. La metto nel frigo e all'indomani mattina la do insieme al pastone secco, che questa ora gonfierà durante il processo nel frigorifero, e domani mattina la do. Arrivederci e grazie, una buona serata a tutte rugiolle. Buonasera.